Noi siamo i giovani con i blue jeans. Noi siamo i giovani. Sì, 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 sì. Noi balliamo il rock and roll. Noi balliamo il twee. E non vogliamo andare in guerra. Noi siamo i giovani con i blue jeans. Tutti belli stracciati, perché portiamo sempre quelli e li porteremo per sempre e puzzeranno un po', ma noi non ci preoccuperemo, perché noi vogliamo la libertà e siamo preoccupati dalle guerre, non dai nostri jeans. Noi portiamo sempre quelli e serve quasi come un segno per condannare i Medusa che ha rovinato questo mondo che ci era stato dato da Dio. Noi siamo i giovani con i blue jeans, tutti belli stretti però larghi in fondo, così possiamo sburrare e ci viene l'orchite e non possiamo far l'amore. Lorenzo, che cosa ha di nuovo da una lapide volume 1 rispetto al vecchio? Proprio schematicamente, delle caratteristiche nuove. Che in primo luogo era uno fumetto, mentre l'altro era molto più di stampo illustrativo, quindi la divisione delle pagine. Il fatto che comunque siano state studiate meglio a livello grafico, perché tutte le storie, quasi tutte le storie sono da 5 pagine, mentre nell'altro c'erano storie che erano da 9, anche da 10, mm-hmm. alcune da 3. I segnatori sono sempre 8, la storia è sempre la stessa. C'è prologo e l'epilogo che non sono disegnate ma sono semplicemente scritti. Gli artisti del volume 1 provengono da tutta Italia, da Torino a Lecce, e sono Giorgia Lanza, Simone De Paolis, Lorenzo Armezzani, Lorenzo Magalotti e Martina Tommasi, Fabio Cioffi, Mauro Bulma, Vittoria Stone e Antonio Rosso Tantaro. Avendoli contattati tramite internet, molti di loro non li conosciamo personalmente, ma ci siamo sentiti solo in video chat. E invece per ogni volume cerchiamo sempre di tenere un disegnatore che sia fabrianese oppure delle Marche, per mantenere comunque, per valorizzare anche comunque gli artisti di questa regione. Ai nuovi disegnatori è stata data una sceneggiatura? No, manteniamo fedele questa particolarità del nostro progetto, cioè che non diamo una sceneggiatura per dare al mio artista, farlo esprimere con la maggiore libertà possibile. Sono molto, molto schematiche, nel senso diamo dei suggerimenti sulle ambientazioni o su alcune caratteristiche fisiche dei personaggi, ma solo nel caso in cui Lorenzo nella storia ha scritto riguardo alcune peculiarità fisiche. Noi vogliamo...